Tre punti di importanza capitale. Il Notaresco vince 2-1, il recupero col Porto d'Ascoli interrompe una serie nera, nerissima, che aveva portato alle dimissioni poi respinte dal proprio tecnico. Epifani cambia e passa al 4-2-3-1 con Bruno e Diarra in mezzo, inserendo anche Pampano oltre ai soliti tre noti davanti. Modulo speculare per Ciampelli, che dopo neppure un minuto tenta sull'asse sinistro. Con la rifinitura di Pasqualini per Napolano, pallone al lato di pochissimo. La risposta dei padroni di casa con lo scambio stretto Esposito Valenti, che libera il mancino del numero 10, alto sopra la traversa. Antipasto della rete che arriva un attimo dopo. Stavolta Valenti fa tutto da solo, converge e calcia. Una deviazione, inganna testa e sblocca il risultato. Vantaggio che però dura pochissimo, 3 minuti, quelli che occorrono a Napolano per indirizzare un pallone tagliato da Piazzato, la spizzata di Spagna elude la difesa di casa e libera, sul palo lontano Sensi, arrivato per saltare di testa, ma che col piede destro trafigge Sciba. Nell'occasione si fa male Bellardinelli, sostituito da Fredrick, ma il Porto d'Ascoli è pericoloso come al 16°. La respinta corta dalla difesa di casa sulla punizione di Napolano libera Battista, la battuta in area su cui si immola Speranza. Il Notaresco è solo Valenti o quasi, è lui che al 17° manca la porta con una conclusione affilata. Servirebbe un sussulto, che arriva puntuale al minuto 23, quando il corner di Esposito trova la testa di Speranza a correggere la traiettoria e consegnare il nuovo e decisivo vantaggio al Notaresco. Partita intensa che Spagna prova a riportare in equilibrio dopo la mezz'ora, sinistro dal limite dell'area, controllato da Sciba. Il Notaresco protesta al 35° per un possibile tocco di mani in area di Petricci, che per Lascaro però non c'è. Neppure quello di Speranza, che Spagna vorrebbe al minuto 42, quando calcia male a botta sicura dopo una discesa sulla destra di Verdesi, che lo serve in posizione invidiabile. La ripresa si apre con un'azione praticamente infinita, che il Notaresco porta nell'area avversaria. Una sorta di tiro al bersaglio, ci provano Pampano e Gallo, murati, poi Diarra in maniera imprecisa, fino all'arrivo di Esposito, che chiama al rinvio Sabatini, che centra Verdesi per un rimpallo che fa nascere quasi un gollonzo in piena regola. Alla fine però è solo corner. Non c'è deviazione invece sul destro da ottima posizione e sempre di Diarra, servito da Valenti, dopo una serie di finte che ingannano la retroguardia ospite. Clamorosa l'opportunità che, minuto 64, sempre Diarra si ritrova sul piede, salvataggio a corpo morto di Sabatini e tanto disperato quanto efficace. Al 70° ancora Valenti prova la via della doppietta personale, mancandola davvero di poco. Stupendo invece al minuto 75 il servizio in lob di Esposito per Maio, che in posizione decentrata trova la risposta di Finori, entrato nel secondo tempo per liberare uno slot over a Ciampelli in mezzo al campo. A 12 dalla fine però il mani in area di Diarra manda Napolano dal dischetto. Lo specialista dei tiri da piazzato però non può nulla contro il solito riflesso del solito Sciba pararigori, tiro neutralizzato e punteggio che rimane sul 2-1. I tre punti interrompono un'emorragia di risultati che rischiava di minare ancora di più un ambiente abbacchiato, che alla salvezza come obiettivo non può pensare, ma che deve cambiare marcia per ambire alla post-season.